La Sirsafti Conad Perugia conquista la Supercoppa di Lega Volley al termine di una partita avvincente, combattutissima e che si è chiusa al quarto set con la Cucine Lube Civitanova. All'Eurosuole Forum di Civitanova Marche di Macerata esplode letteralmente il palazzetto, esplode la festa degli oltre 600 sirmaniaci arrivati a dare sostegno alla squadra del presidente Gino Sirci. Andiamo a vedere i parziali: 20 a 25, 25 a 22, 17 a 25, 26 a 28 e noi ovviamente con le nostre telecamere abbiamo raccolto a caldo i commenti dei protagonisti che andiamo a vedere. Qual è il miglior modo per cominciare la stagione? Vabbè, era vincere, questo senza ombra di dubbio, quindi sono felicissimo per la squadra, per la società, per i tifosi che sono sempre straordinariamente fantastici e quindi devo solamente che ringraziarli, ma penso che oggi tutti noi dobbiamo ringraziare i giocatori che sono scesi in campo dal primo all'ultimo senza distinzione di importanza, perché quelli che non hanno giocato oggi hanno permesso alla squadra di allenarsi in un determinato modo, perché quelli che sono entrati hanno portato un piccolo contributo, perché si sentono importanti all'interno di un progetto che era quello di riuscire ad ottenere un qualche cosa di importante. Adesso il nostro obiettivo è quello sempre di sognare sempre in grande e se possibile sempre più in grande. Tra l'altro nella tana della Lube non era facile, c'era anche un fattore psicologico importante. La Lube doveva riscattare anche la sconfitta del Palalottomatica, insomma c'erano tanti fattori anche psicologici. Ma certo, sicuramente, sai, però io penso che gli eventi e i fattori si svolgono sempre in un campo da pallavolo e tutto. Chiaro, questo è un grande segnale di maturità per una squadra che fino adesso era stata etichettata perdente, per una squadra che fino adesso era stata etichettata che arrivava lì ma non sapeva mai fare l'ultimo step. E deve essere chiara una cosa, per noi questo deve essere solo ed esclusivamente un punto di partenza e assolutamente non un punto di arrivo. Massimo, avevi detto non basta vincere le semifinali ma dobbiamo vincere le finali, insomma oggi un bellissimo risultato, soprattutto un finale di set veramente avvincente. Sì, ma delle semifinali non si ricorda nessuno, c'è poco da fare, la gente si ricorda solo di chi vince. È partita combattutissima, ma è giusto che sia così, una finale contro una squadra eccezionale. Sapevamo che i set sarebbero finiti così, e vantaggi, insomma, siamo stati bravi a rimanere lì lucidi, abbiamo giocato una buona pallavolo nonostante siamo solo all'inizio e siamo strafelici, adesso ce la godiamo alla grande. Tra l'altro un ottimo inizio di stagione, la stagione ormai è alle porte e si gioca in casa. Ma meglio di così non poteva iniziare, la stagione è lunga, però ci penseremo da martedì, questo è il primo trofeo per Perugia, bisogna godersele, le vittorie bisogna godersele. Simone, ai nostri microfoni il presidente ha detto io Anzani lo voglio titolare e così è stato. Io ringrazio il presidente, adesso è stato un bel weekend, ieri abbiamo fatto qualcosa di grande perché forse nessuno ci dava per vincenti, boh, non lo so, penso così, e oggi ne abbiamo fatto ancora di più, adesso dobbiamo goderci questo traguardo, questo primo trofeo di questa società e pensare che è solo l'inizio. Tra l'altro un ultimo set avvincente a dir poco, tra due grandi, punto a punto, insomma un ultimo set di grande pallavolo. Sì, per un errore tra virgolette favore nei nostri confronti arbitrale si stava scatenando il putiferio dall'altra parte perché si sono un attimo svegliati e invece dopo si è stati bravi a recuperare perché eravamo 19-16 e non è facile contro di loro prendere 2, 3, 4 break, quindi siamo stati bravi, siamo andati in battuta convinti e questo è il risultato del lavoro che abbiamo fatto. Ci fai vedere la medaglia? Grazie, ci vediamo allora alla prima di campionato a Perugia. Io ci sono, voi pure penso. Certo che sì, ciao. Allora, Aaron, ciao. Che bellissimo anno questo per te, eh? Dopo sì. Il matrimonio torni a Perugia. Il primo trofeo con Perugia è anche un titolo personale per te. Sì, ma ho preso questo solo perché la squadra
mi ha fatto bene. Loro erano supportivi di me e era facile per tornare. Senti, come stai fisicamente? Dopo l'infortunio ti sei ormai ripreso bene? Sì, la caviglia è un po' dura, ma devo fare esercizi e dopo questo un po' stanco, ma abbiamo un buon staff medica e sono sicuro sarò bene. Tu sei stato l'ultimo ad arrivare al Palais Evangelisti, non hai avuto modo di lavorare con il gruppo a lungo quest'estate. Come hai trovato questo roster quest'anno? È più potente, più forte? Sì, penso di sì. Riceviamo meglio, anche con la squadra abbiamo fatto un team building l'anno scorso e penso siamo forti e proviamo a prendere la coppa. Grazie Aaron. Lucio. Lucio, con la maglia numero 15, la maglia da capitano, hai vinto quest'anno la Coppa Panamericana con la tua nazionale. Arrivi a Perugia e subito è Supercoppa. Insomma, questa maglia ti porta bene. Beh, non lo so, speriamo che continuarci così. Adesso ci godremo questa Coppa, queste 48 ore che abbiamo. Dopo torneremo in palestra come prima, che il campionato è ancora lungo. Senti, è il tuo quinto anno a Perugia, il primo trofeo, insomma, questa squadra è migliorata. No, speriamo che vengano altri, no? Non voglio fare paragoni, sicuramente sono momenti diversi. E, come detto prima, godiamocela adesso che ce l'abbiamo e torneremo domenica che inizia il campionato. Sicuramente ognuno ha messo qualcosa, adesso guardare i numeri veramente non mi interessa poco. E, l'importante è che questa città, noi ci siamo portati qualcosa di bello di questo weekend e speriamo di che sia tesoro per quello che viene. C'era qualcosa di diverso. Mi siedo. Allora, Marco, siamo davanti alle telecamere di TEF Channel. La prima vittoria, che sì. Gioia. Allora, prima di tutto, l'anno scorso quando sono arrivato qua io ho promesso di portare i trofei perché sono abituato a vincere. E grazie a questa bella squadra, i nostri tifosi fortissimi, siamo riusciti finalmente. Credo che abbiamo imparato l'anno scorso, dopo due sconfitte nelle finali, come si giocano e soprattutto come si vincono queste grandi partite. E credo che questo è solo un grande inizio della stagione per noi. È un grande inizio, ma che già fa capire che la SIR quest'anno è molto più concreta. Esatto, esatto. Ce l'abbiamo una squadra fortissima, come ho detto prima, i tifosi fortissimi l'hanno dato anche ad oggi una grande mano, soprattutto nel quarto set dove siamo stati sotto, che qualcuno pensava che è già finito, che andiamo ai tie break, invece siamo stati sempre presenti e abbiamo vinto la partita 3-1. Quindi, come ho detto prima, un grande inizio, apertura della stagione e spero che continuiamo sempre così. Grazie. Ivan! Ivan, avevi detto che era la prima volta dopo 7 anni che non facevi una lunga preparazione. Ha portato bene, eri veramente in forma. Sì, vabbè, in forma, no, posso fare sicuramente ancora di meglio, però abbiamo fatto una partita molto solida, molto concreta, sono contentissimo per tutta la squadra che Ce lo siamo meritati come giocatori, come persone, per tutto lo staff, per tutti i tifosi. Finalmente è arrivata questa prima vittoria. Il primo trofeo, speriamo che sia il primo dei tanti. Un ottimo modo per iniziare il campionato, insomma, l'esordio è alle porte, giocherete in casa. Qual è il miglior modo per cominciare? Sì, assolutamente. La gente dice che porterà sfiga la Supercoppa, speriamo di no. Vado a fare il tuffo. Allora, è la terza volta che cerchiamo di beccare il presidente. Coach Bernardi ha detto che questo deve essere solo l'inizio. Ma che inizio, presidente? Beh sì, abbiamo vinto e convinto, abbiamo giocato bene, abbiamo fatto vedere a mezza Italia pallavolistica che questa è una squadra che non ha mai fatto pensare ai tifosi che forse stavamo ballando.
stavamo soccombendo. Sempre, diciamo, grande convinzione, che guardava gli avversari con negli occhi. E bellissimo. Io penso che questa squadra così giovane, così tra virgolette ben assemblata, deve continuare e non dobbiamo fermarci. È solo, diciamo, una piccola cosa, abbiamo detto che questo è l'antipasto del campionato italiano, della stagione anzi 2017-18, e quindi andiamo avanti con serenità. Tra l'altro, analizzando un po' l'andamento della partita, nel primo set la Sir ha praticamente dominato, ha condotto sempre in avanti anche di 6 punti, poi c'è stato l'aggancio e poi un continuo aggancio, ma quel quarto set è stato veramente da manuale. La reazione del quarto set in ricezione, dove avevamo un po' ballato nel terzo, la reazione e il contrattacco, la ricostruzione del quarto set è incredibile. Io penso che questo quarto set dovrebbe essere messo come esempio per tante scuole di volley, perché questo, diciamo, è una dimostrazione veramente di grande convinzione, di grande tecnica, fisicità e grande cuore. Perugia con merito ha regnato e sta regnando. Perugia se lo meritava, tra l'altro. Tutti a Perugia, i tifosi, la bella gente che ci ferma, quelli che vengono al palazzetto, la politica a Perugia si merita questo, perché ha creduto e sta credendo in quello che è il fenomeno. La Perugia sportiva, e non dimentichiamo l'Umbria, e non dimentichiamo, diciamo, la colonna del nord. Noi siamo una delle poche squadre che in Italia hanno tifosi fuori regione, nel nord Italia. Significa che siamo bravi e abbiamo seminato bene, significa che siamo bella gente, e penso che questa storia è merito soprattutto per la bella gente che noi siamo. Vediamo un attimo come succede per il futuro. Io ce la metterò tutta, perché questi momenti sono meravigliosi, questo pubblico, questa felicità non solo nostra, ma un sacco di gente che dal nord è venuta a vederci, quelli di Trento eccetera, è bellissimo. Quindi è una cosa che, diciamo, adesso che l'abbiamo assaggiata, non vogliamo, diciamo, assolutamente abbandonarla. Allora, se me lo permette, Presidente, concludiamo questa intervista con un'immagine che noi abbiamo carpito a inizio partita. Lei in mezzo alla curva con una parrucca bianca, insomma, potrebbe essere, non so, un gesto scaramantico da ripetere, visto com'è andata. I tifosi sono come il Presidente, e il Presidente è come i tifosi. Qualunque Presidente si merita i tifosi che ha, qualunque tipologia di tifo si merita il Presidente che poi gli arriva. I tifosi e il Presidente sono un'unica cosa. Io perché non dovevo mettere la parrucca bianca, che è stata un'idea strepitosa del nostro pubblico, dei nostri sirmaniaci, che hanno stupito e stanno stupendo tutto quello che è il poli italiano e internazionale. Questo, diciamo, è stato, diciamo, uno show bellissimo. Io mi sono buttato dentro perché io voglio essere come i miei tifosi, voglio avere, diciamo, voglio essere me stesso. Come dicono loro, uno di noi. Ci vogliamo divertire, i tifosi sono lì a sbacagliare per divertirsi, e chi mette i soldi si deve divertire ancora di più. Ciao! Ciao.